A te, a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su Among the Sleep. Vediamo, ragazzi, se per questo video riusciamo a raggiungere almeno i 20 like. E non voglio perdere tempo perché la scorsa volta, dopo aver subito una certa angoscia ed inquietudine, siamo arrivati in un posto stranissimo, ragazzi. Io voglio ripartire da lì immediatamente. Appunto, ragazzi, eravamo arrivati qua e nemmeno Teddy sembra sapere che diavolo di posto sia questo. Il tutto è assolutamente incoraggiante, Teddy. Speravo mi dicessi tu qualcosa, ma con quell'aria trasognata mi sa proprio di no. Vabbè, quindi andrò avanti io, d'accordo? Diciamo di sì, sta laggando tantissimo quest'oggi, non so perché. Va bene, ok, visto che andiamo molto più Playhouse. veloci What's that gattonando. doing here? Ah, non sarà mica la casa di una strega. Spero sinceramente di no, Teddy. Spero che tu starai qui vicino a me. Visto che le ultime volte non è che sei stato poi così di grande aiuto, eh. E là? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Davvero? Mi stai dicendo che puoi prenderla, cioè puoi aprire tu la porta? Ah, bravo, Teddy! Allora, sì, ah, puoi passare da qui, certo, Teddy, certo, vai, passa pure. Buona fortuna. Teddy, ah, sei stato... Whoa, look at this place. Sì, se magari mi avessi aperto la porta meglio. Oh, caso un disegno scarabocchiato. Rumori e cigoli inquietanti. Proprio te va bene voglia Listen, restarci qua dentro. there it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. Sì, quindi tu vuoi davvero che io It apra quella seems like porta? these are connected somehow. Forse dici questa manopola qua. Aspetta un secondo, fammi esplorare, no? Allora, dentro la cassapanca non c'è sta una beneamata cippa. Qua dentro c'è qualcosa, figurati, oh. Maybe it requires some sort of key. Non lo so, Teddy, non lo Is there so. anything we can use? Questo? Possiamo usare questo davvero? What the fuck? Magia nera! Oh, posso girare questa? Sembrerebbe di no. Forse devo chiuderlo dentro. Ma perché dovrei fare questa cosa? Perché offrire in tributo che cosa? Tipo i ricordi di mia mamma? Perché quello... Ci ricordiamo, ragazzi, che... Ci ricordiamo, appunto, stavo dicendo, che l'avevamo preso da un ricordo, sembrerebbe essere stato. Buttons. Oh, wow, ok, il medaglione è finito qui dentro. What happened? Why didn't it open? Teddy, non saprei, forse devo premere anche io questo? Oh. Ho capito, Teddy, Maybe we have to sì, press both at the same esatto. time. Vai! That's it. Ecco fatto! It seems like the memory you share with her Vedete, era un unlocked the door. ricordo, ok. If we can find more memories like this, it might bring us to her. Certo, It Teddy, looks like we need certo. three more. Ah, perfetto, andiamo, Teddy. Andiamo pure. Quindi, ok, lo scopo del gioco sarebbe questo, praticamente, trovare ricordi di nostra mamma per riavvicinarci a lei, ma in che senso? Questa cosa non mi è chiara. Pronta per lo scivolone, Teddy? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Bambino morto, the end. Ciao, gioco finito. Ah, sarebbe bello se fosse così. Oddio, non per il bambino, per la bambina morta, per carità, però questo significherebbe che non devo affrontare altre cose orribili. E questo gioco me lo porto appresso, lo uso come arma impropria, come sempre. Forse non avrei dovuto far rumore. Ok, Teddy, com'è che si usava? Ok, col quadrato. Lo voglio tenere bene a mente perché ho come la vaga impressione che ci saranno dei punti in cui la luce sarà tipo un optional. E là c'è qualcuno qui, ma in che diavolo di posto siamo?
Li senti anche tu questi rumori? O me so fattare qualche droga, perché io li sento tantissimo e non mi piace per niente la cosa, Teddy. Maledizione, Teddy, parla con me, non vedi che sono... sto per entrare in panico? Maledizione. What the fuck? E adesso... oh, cos'è sta roba? Wow! Ok. Va bene, andiamo Teddy, procediamo. Senza paura. Chi l'ha detto che sto posto deve essere per forza orribile? Non l'ha detto nessuno, oh, te lo stai immaginando. Over there. It looks like another memory across that bridge. Lo vedete avvolto in una placenta di materia tipo immaginaria? Lo vedo e come, Teddy? Dove diavolo devo andare? Ah, di qua. Andiamo, Teddy. Senza timore. Oh, qui c'è un disegno. Preso! Meno male che non me lo son perso. Di nuovo scivolone? Ok, attenzione. Hop! Ok. Ah! Oh, per la miseria, sì, scivolone. Non me l'aspettavo, pensavo fosse... bello sto posto, assolutamente. Qua c'è la sabbietta dove si può giocare. Magari i gatti ci vanno anche a cagare, vedi? C'è la palletta per raccogliere la cacchina. Sicuramente c'è, Teddy, un altro gufo. Che meraviglia, questa sembrerebbe essere una specie di catapulta. Ah, dove forse bisogna metterci i gufi per fare un contrappeso, almeno credo io, insomma. Ecco qua, infatti, ok, avevo pensato bene. Vabbè, quegli spazi sembravano essere, cioè, giusti per i gufi che avevo trovato, per cui, insomma, un attimo di ragionamento. Per cui immagino dovermi avventurare in questa specie di parco giochi dell'orrore. Sicuramente. Qua cosa c'è? Una bicicletta tutta scasciata e arrugginita. Attenzione a non prendere il tetano. E questa specie di capanno degli attrezzi non è che mi ispira molta fiducia, infatti mi ha appena salvato la partita. Perché? Perché? Ok, c'è una scopa. La scopa di qualcosa, no? Ah! Oh, piano piano piano, che c'è, 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 che c'è. No, 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 no. Basta, 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 basta. Teddy, perché non mi dici qualcosa in più? Oddio, ma chi era? Cos'era più che altro? Oh, e là? C'è qualcuno lì? Ok, ok. Perché è andata via la luce? Tutta la luce, maledizione. Prima sembrava un posto così bello, nonostante fosse tutto maledettamente in malora, e invece adesso ha già assunto un altro aspetto. Vedi, quando io l'avevo detto, parco dell'orrore, c'avevo ragione. Il mio sesto senso ha sempre ragione. Ah, qua si è aperta sta parte qua. Non era aperta, se non sbaglio, vero? Ah, certo. Sembra essere appena uscita da un film di Tim Burton. Proprio incoraggiante, vero? In mezzo a ste sterpaglie non c'è sta niente. Sembrerebbe di no, va bene. Ok, Teddy, andiamo. Andiamo tutti insieme. Andiamo tutti insieme. Chi? Chi? Ok, d'accordo. Vuoi fare un giro sull'altalena, Teddy? Su quella rotta, ovviamente. Vuoi farci un giro? Oddio, cioè, raga, no. Su sé. Ok, qua è chiuso. Quindi si deve aprire in qualche modo. Sempre rumori dappertutto, maledizione. Mi circondano, ragazzi, è un incubo. Ok, sì. Cos'è sta roba? Dovrebbe essere un giocattolo. Ah, sì, toh.
Te lo regalo il giocattolo, mi fa schifo. È orribile, va bene come tutto il resto di questo maledettissimo posto. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, cosa c'è qua? Una paletta ancora per raccogliere gli stronzi dei gatti, ma perché? Ah! Qua sotto ci posso passare. Aspetta, non vorrei essermi persa qualcosa di qua, eh. Sembrerebbe di no, forse è lì che devo andare. No, volevo controllare vicino allo scivolo effettivamente, perché, cioè, non vorrei perdermi assolutamente niente. Peccato, sicuramente avrei voluto farmi un giro sullo scivolo, anche no, grazie. Ci avrei ripensato, va bene, non ve la prendete per carità di Dio, ma ho altre cose più importanti da fare, tipo spostare scatole, infilarmi in buchi dove nemmeno i topi ci si mettono, va bene? Ok, va bene. Cosa sono? Ci vado, ci vado! Teddy! We're trapped! Oh merda miseria! Lo so, utilizzare Teddy come fonte di luce, ma... Cammina la bambina se ha Teddy in braccio, non può correre, quindi in situazioni di pericolo... Cioè, noi siamo nella merda fino al collo e tu mi dici spero che tua madre stia bene. Cioè, non speri che noi stiamo bene, assolutamente no, va bene, faccio il giro perché qua c'è un cratere che porta tipo dall'altra parte del mondo, allora prenderò il gufo. Lo prendo e spero che nessuno si offenda, ma vado via. Che pezzi di merda, che pezzi di merda. Ah, aspetta, ok, questo lo tolgo. Teddy, che forza bruta, eccoci qua. Ah, ok, siamo riusciti qua. Esattamente, siamo riusciti esattamente qua. Allora direi che corro a mettere l'altro gufo al suo posto. Ah! Che c'è? Oddio. La bambina non può correre per troppo tempo che cade. Va bene, facendomi prendere un infarto. Ok, così, minchia, ancora due me ne mancano. Oh, ma siamo freschi qua, eh. Allora, che cosa mi è sfuggito? Non lo so, Giulina. Devi prestare un po' più di attenzione. Allora, andrò di qua, va bene, dove c'è una cosa impiccata e le radici si muovono da sole. Allora andrò anche di qua, per me non c'è alcun problema. Direi che forse è il caso di arrampicarsi perché non credo che questo coso girerà. Va bene. Ah, lì ci sono altri due gufi. Che cosa meravigliosa. Notizia dell'ultima ora. Ah no, altri due. No, ce n'è uno. Ti sarebbe piaciuto, giocherina? Quanto ti sarebbe piaciuto trovarne già due, vero? Tantissimo. Prenderò questo anche. Me lo porto via. Non so cosa ci sia raffigurato, ma... D'accordo, allora cercherò. Che faremo tutto qua? Che lascia impronte nere in giro per farmi prendere un colpo. Vorrà dire che seguirò le impronte nere. Non vedo l'ora, mizzica, sono grosse, eh? E chi saranno mai sti piedoni? Non lo so. Teddy, ti va di scoprirlo? Ti va di scoprirlo insieme a me? Dove sono le altre impronte? Non lo so, qua non ci sono stata però, eh. Grazie alle impronte nere. Oh, qui c'è l'ultimo gufo. Qui c'è l'ultimo gufo. E chi lo sposta questo? E chi lo sposta questo? Aspetta, forse ci sono. Forse possiamo usare la ruota per far cadere il sasso, ragazzi. Però devo vedere un attimo come fare. Ok, la posso prendere già da qua, meraviglioso. Vai! Ecco, ammazza, oh! Questo sì che è uno pneumatico Michelin, dalla potenza bruta, incredibile. Allora, sì, però tu stai aperto.
devi stare aperto, va bene? Apprendiamo il disegno. È l'ultimo gufello. Ok. Ok, io direi di gattonare. Tipo la velocità della luce. Forse. Ok. Ok, ci siamo Teddy, ci siamo Teddy. Stai tranquillo Teddy, non aver paura Teddy. Assolutamente. Assolutamente, ecco fatto. Adesso questa cosa ci terrà il peso, suppongo, e quindi potremo arrampicarci qua. Perfetto. Ecco fatto. Enigma risolto. È problema risolto. Ok. Ok, sì. Non capisco perché. Il battito del mio cuore continua ad essere così accelerato. E non è che la cosa mi piaccia poi così tanto. Però cercherò di fare finta di niente. Anche se non so cosa sta succedendo. Non so cosa sta succedendo. Ti prego, muoviti. Ok, è la stessa bicicletta sfasciata di prima. Mi volete proprio bene se mi regalate una bicicletta di seconda mano. Ok, ci stiamo avviando verso il prossimo ricordo. Ok, va bene. Sì, ci entrerò dentro. Ecco fatto. Oh, che bello, qua sembra una sala d'attesa tipo del dentista. Vuoi sentire la melodia di nuovo? All right, one more time. Then it's time for bed. Un carillon, mamma, dai, grazie mamma. Prendiamo questa cosa qua. È bella la scala del ponte dell'arcobaleno. Geniale. Finally, we must be getting closer. Ok, mi ributto a capofitto, va benissimo. Ok. Eccoci di nuovo, Teddy. Sì, guarda, ti precedo perché sei di una lentezza imbarazzante. Quindi abbiamo recuperato un altro ricordo. Find a way out of this mess. Certo, concordo totalmente con te, Teddy. Assolutamente, adesso metterò il secondo ricordo che abbiamo recuperato dentro questa macchina. Sicuro, sicuramente. Don't be afraid. You and me will work this all out together. Certo. Sicuro, Teddy, sì. Prendi per preparare il prossimo ricordo, sembra Found in Paradise. Ecco qua, che carion. Arriva. Tac. Pronto, Teddy. Pronto e vai. Sounds clearer now. Sì. Come on, we have no time to lose. Certo, Teddy. Certo, non vedo l'ora di avventurarmi in un altro orrore. Sono totalmente d'accordo con te. Guarda, fatti prendere. Immagino che cercare i ricordi sarà di volta in volta più orripilante. Non so perché ho questa vaga sensazione.
Come sempre il mio sesto senso non sbaglia mai. Prima era il parco giochi dell'orrore, la volta prossima sarà la casa dell'orrore, di sicuro. Vabbè ragazzi, che dire, che oggi è stato abbastanza angosciante, per fortuna niente di troppo spaventosamente orribile. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un pdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.